La cena in famiglia di Francesco Totti e Ilary Blasi ieri sera non spegne il chiacchiericcio sulla loro presunta crisi, a parlare è Simona Ventura che con un post su Instagram gli augura di uscire presto dalla tempesta. La notizia della presunta crisi matrimoniale tra Ilary Blasi e Francesco Totti sta riempendo le pagine di gossip. Dopo l'uscita della presunta relazione tra l'ex calciatore e Noemi Bocchi, la coppia è uscita a cena ieri ed è stata seguita dai paparazzi. Sono 20 anni che ci baciamo, hanno risposto alla richiesta di scambiarsi un bacio, prima di andare via insieme. Ma quanto accaduto ieri sera, condito dalla smentita di Totti, non ha frenato il chiacchiericcio e nelle ultime ore anche Simona Ventura sui social ha commentato quanto sta accadendo. Simona Ventura con un post su Instagram commenta la presunta separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti scrivendo alcune parole per loro e ricordando quanto accaduto in passato anche a lei, con Stefano Bettarini. La separazione è già di per sé un lutto. È dolorosissima. Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c'erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone per bene, che si sono amate per 20 anni, scrive la conduttrice, il cui augurio è che presto possano uscire dalla tempesta. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia, anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone, vicine, amiche, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia. Non permettetelo. Conclude salutando la coppia, augurandogli di rimanere in ottimi rapporti qualora le cose non dovessero andare nel verso giusto. Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati, ma si può, e si deve, essere buoni genitori. Buona fortuna.